Ciao ragazzi, vediamo oggi una sequenza solo di squat, quindi vediamo un paio di varianti per, diciamo, uno degli esercizi più utilizzati in palestra e più utilizzati nei programmi di allenamento anche a casa. Lo squat innanzitutto è uno degli esercizi fondamentali per andare a tonificare e rassodare proprio i glutei, il femorale e anche la coscia. Quindi in realtà non deve mai mancare nel vostro programma di allenamento. Quindi non lamentatevi tanto se vengono inseriti spesso e diciamo cercate di farveli piacere, ok? Adesso io vi faccio tutte le varianti, tutte, alcune varianti, spiegandovi un po' la differenza tra una e l'altra, ok? Allora, lo squat classico è squat con larghezza, piedi larghezza di spalle, ok? Da qui porto indietro il bacino, vado a scendere quanto riesco, diciamo, le ginocchia, la cosa importante è che non devono mai stringersi in questo modo, ma rimanere sempre in linea sopra ai piedi, ok? E ritorno. Quindi porto indietro il bacino, scendo e risalgo. Quindi questo, diciamo, è lo squat classico. Poi abbiamo lo squat, il sumo squat, con le gambe leggermente più divaricate, le punte dei piedi leggermente verso l'esterno, buonanotte. E a questo punto vado a lavorare oltre che sulle gambe e sul gluteo anche sull'interno coscia. Infatti io lo preferisco allo squat classico e lo inserisco moltissimo nei miei programmi di allenamento anche di home fitness, quindi quelli che faccio a casa. Quindi vado indietro sempre col bacino e ritorno. Quindi cerco sempre di spingere le ginocchia verso l'esterno, ok? In modo tale che siano perpendicolari sopra al piede. Va bene? Questo qui è l'esercizio, diciamo, lo squat proprio anche per gli adduttori. Un altro esercizio per sempre gli adduttori è, adesso qui passerà il gattino, ciao Lilli, come sempre, partecipante ai miei video, è l'apertura laterale e la discesa con una gamba tesa e una gamba flessa. In questo modo vado a lavorare maggiormente chiaramente sul gluteo destro, ok? E vado nel contempo a lavorare anche con l'adduttore sinistro. Quindi scendo e ritorno. L'importante è che non vado mai a superare anche qui con il ginocchio il piede d'appoggio, ma che scendo sempre bene all'indietro, ok? Chiaramente con una gamba e chiaramente poi con l'altra, ok? Un'altra variante è lo squat a piedi uniti. Questo è un esercizio utile per stabilizzare più che altro le articolazioni, perché è facile fare questo movimento con le ginocchia. Quindi in realtà, anche se sembra più facile, è più difficile rispetto a uno squat classico. Quindi anche qui porto all'indietro il bacino, vado a scendere e risalgo, ok? Stringo sempre l'addome in tutte comunque le esecuzioni. L'altro esercizio, diciamo, adesso cominciamo un pochettino a renderli un pochino più difficili, è il one leg squat. Quindi da qui metto bene, mi metto in equilibrio, vado a scendere, appoggio una mano a terra e ritorno. Quindi è lo squat monopodalico con una gamba sola. Se voglio mi posso appoggiare in modo tale da avere inizialmente più equilibrio, ok? Quindi scendo. L'importante è che sempre il ginocchio non superi il piede d'appoggio, che scendo bene lavorando con il gluteo della gamba che fa l'esecuzione e che la schiena rimanga più dritta possibile, quindi non in questo modo qua. Quindi ricordate sempre, fletto il ginocchio. L'ultima variante di oggi è il squat jump, ok? Poi ne avremo degli altri, è comunque lo squat jump, per cui è uno squat con il balzo. Quindi a questo punto vado a fare uno squat e un jump, quindi un balzo verso l'alto. Ricordate di scendere appena faccio il balzo, scendere di nuovo con lo squat. In questo modo vado ad ammortizzare bene il movimento e lo ottimizzo. E questo è un esercizio ottimo per la fase cardio. Quindi scendo, jump, jump, ok? Quindi questi esercizi li potete abbinare chiaramente a tutta un'altra serie di esercizi, quindi integrando con la parte alta, le braccia e l'addome, magari alternando questi esercizi in modo da non abituare il corpo a eseguire sempre lo stesso squat. Anche un pochino per la testa, quindi diciamo per variare gli esercizi e renderli più divertenti, più dinamici, ok? E anche appunto per lavorare con diverse fasce muscolari che apparentemente sembra sempre che lavoriamo con comunque le gambe e il gluteo, ma in realtà con diversi esercizi vado a stimolare diversamente diverse appunto parti del nostro corpo. Va bene? Questi e moltissimi altri esercizi li trovi in studio da me
presso Studio Personal BMUC 2 a Tiene, chiaramente, vi proporremo una serie di esercizi molto vari, con attrezzi anche. Se invece non puoi venire in studio, puoi richiedere il programma Home Fitness, praticamente, di Linea Lesi, che è mirato per le donne, mirato per la tua forma ideale, quindi per tonificare, dimagrire, rassodare dove hai bisogno a corpo libero a casa tua, ok? Quindi puoi scaricare innanzitutto il programma gratuito Pancia Piatta Mattutina, in modo tale da iniziare ad allenarti con i miei esercizi, vedere un pochino di cosa si tratta ed eventualmente chiedermi tutte le informazioni che vuoi, va bene? Un bacione, continua a seguirmi sul mio blog www.yourpersonaltrainer.it. Ciao!